Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Adesso voi vedrete due tutorial di nail art per Capodanno. Ne ho fatto soltanto due invece che tre perché non ho proprio avuto il tempo di farle. Per cui senza perdere tempo vi lascio il tutorial. Ecco, questa è la mia proposta di nail art per Capodanno, è la prima. E ho limato le unghie rettangolari, in modo rettangolare, ho cercato almeno. Piano piano vai, vedrete che migliorerò sempre di più. Già ho applicato alla base questa qui della Collister e ho fatto due passate di questo oro della Deborah, il numero 90. Ora vado a mettere un po' di smalto nero, io uso questo qui della Essence Gel, sul foglio in modo tale da poter andare a lavorare con un dotter e lo smalto nero. Quindi prendiamo il dotter dalla punta fina, questo qui, e andiamo a disegnare sull'indice il numero 2 in modo da formare poi 2016. Allora, iniziamo. Lo smalto tutto deve essere perfettamente asciutto, perché se no poi se lo porta via. Vedete, è una mezza specie di 2. Sul medio lo 0. Potete farlo con una linea dritta oppure con i pois, come sto facendo io sto facendo un po', poi un po', poi logicamente vado ad unire il tutto, non è che lascio che si vedano i pois. C'è una piccola imperfezione, ma non fa niente. Sull'anulare l'1, però devo riprendere ancora smalto perché è finito. No, cosa ho fatto? Vabbè, poi sistemerò. Quindi sull'anulare l'1 fare anche la linea qui in fondo, appunto, da far sembrare l'1. Ok, e qui il 6, che è un po' più complicato perché il 6 è tutto rotondo. Pulisco il dotter e vado a ripulirlo, insomma, perché qua si vede l'oro. Mannaggia. Più o meno così. Aspettate che controllo. Diciamo che sono soddisfatta, dai, anche il 6 è venuto un po' più pacchiano degli altri, ma non fa niente. Sul pollice andiamo a fare dei pois. Con un dotter di questa grandezza, sempre con il nero, e a fare dei pois. Tutte le grandezze, piccole. Sull'altra mano invece andiamo a fare tutti i pois, perché è molto più complicato, quindi già 2016 l'ho scritto sulla mano sinistra, sulla destra facciamo tutti i pois. Questo è il risultato sull'altra mano. Ora, come ultima cosa, andiamo a passare il top coat. Io uso questo qui della Essence. Ecco ragazzi, questo è il risultato finale. Questa invece è la seconda proposta di nail art per Capodanno, quindi iniziamo subito senza perdere tempo. Già ho applicato la base e lo smalto nero su tutte le dita, questo qui della Essence, quello gel nero. Ora vado a mettere su un po' di carta lo smalto argento, io uso questo qui. Allora,
Quindi andiamo a mettere diverse gocce. Poi con un dotter, io uso questa di questa grandezza, andiamo a disegnare sul medio due bicchieri, appunto, come per Capodanno, due bicchieri di champagne. Sì. Sì, se no un altro, ne facciamo due. Ok, andiamo a fare delle rifiniture. Bastone, il bicchiere. Su questo, sull'anulare invece, andiamo a mettere, sempre sul foglio, il rosa, due gocce, e l'azzurro. E andiamo a fare le stelle filanti. Con un dotter, io uso questo qui. Quindi prendiamo prima l'azzurro e fare una stella filante. Un quadratino di qua, poi lo puliamo e con il rosa andiamo a fare un'altra stella filante. Un altro quadratino di qua. E con l'argento andiamo a fare due palline, una qua tipo e una qua. Perfetto. Ora sul pollice andiamo a fare come una French, magari un po' più spessa, di questo colore qui, verde brillantinoso. È molto bello sul nero, così, in questo modo. Andiamo a ripassare più di una volta per far vedere che è appunto brillantinato. Ecco qua, stesso procedimento anche sull'altra mano. Ecco ragazzi, questo è il risultato nella mano destra. Devo dire che sono abbastanza soddisfatta. Come ultima cosa andiamo a passare il top coat su tutte le dita. Uso questo qui della Essence Protection. Questo è il risultato finale su tutte e due le mani. Dimenticavo! Scrivetemi qui sotto nei commenti quale delle due nail art vi è piaciuta di più.